Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove siamo su Yo-Kai Watch. Finalmente anche questa serie è ritornata. L'avevo stoppata per circa forse più di una settimana, perché per vari motivi. Quindi, allora, eravamo rimasti qua all'Inferno Infinito e avevamo battuto i primi due boss. Allora, io mi ricordo che qualcuno di voi mi aveva consigliato di usare il Vigorium perché permette di correre senza stancarsi. E io ringrazio del consiglio, non mi ricordo chi era. Purtroppo il nome di chi me l'aveva consigliato, ma comunque grazie. Oh mamma mia, già scaricato. Possibile. Ok, ho messo in pausa. Oh mamma mia, perché ho voluto usare anche il Vigorium Alpha, mi sono accorto di averlo. Così per non perdere tempo in video l'ho fatto velocemente. Possibile però che durano così poco, mamma mia. Non è durato niente quello là. Spero che questo dura un po' di più, che veramente io non c'ho voglia di fermare la corsa ogni momento, anche perché qui è pieno di yokai che diciamo sfidano e rincorrono, e quindi non mi sembra una gran cosa scappare, cioè con la stanchezza diciamo. Ora io qui non mi ricordo se bisognava andare di qua o di là, mi sembra di qua forse. No, attenzione, beh quello lì tanto no, no stavo dicendo, tanto ormai non ci prende. Io invece di girare subito, no no no, scappiamo. Cioè invece di girare subito e andare dove c'era quel ponte, quella specie di ponte là, credevo che la parte aperta era quella più in là, e quindi vabbè, lasciamo perdere. Cioè io stavo andando di qua, invece dovevo andare di qua. Credevo che la parte in cui si poteva passare era l'altra, e a quanto pare non era così. Ecco, anche qua stavo guardando la mappa in basso e non ho notato. Ok, se non sbaglio eravamo arrivati circa a questo punto, non mi ricordo precisamente perché da un bel po' che non ci giocavo, nel senso ho fatto qualche battaglia sempre per allenare il livello, ma... Ok, questa zona mi sembra nuova, ma tanto per così perché... Cioè così a guardarla non mi sembra di averla mai fatta. Qui c'è la porta, però io vorrei vedere prima le altre zone che... Diciamo che cosa nascondono, anche di qua c'è una porta, possibile sta cosa? E già l'effetto del Vigorium è finito. No! Ok, ce n'è un'altra pure qua, maledizione, dove dobbiamo andare noi? Intanto c'è sto... Maledetto, no, non ho visto anche qua che c'era una parte aperta e una chiusa. No, 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 devo usare subito, istantaneamente, la bambola di fuga, perché non posso stancare i miei yokai. Ok, grandi, sono riusciti a fuggire. Anche se veramente ancora io non so se è possibile che non riescano a fuggire, non lo so io. E ora abbiamo tre porte, tre zone da visitare. Perfetto. Ora io non so da dove partire. Proviamo ad andare da questa parte. E c'è un'altra porta, maledizione. Sta diventando un po' troppo un labirinto questo posto, eh. Questo inferno infinito. Ok, questa zona già finisce. O almeno, credo. Aspetta, non è che ci si può buttare qua. Medicina potente, ok. No, non si può passare. Non ci si può buttare nel vuoto, perfetto. E questa zona era soltanto per metterci, diciamo, uno scrigno. Ok. Che diciamo che è anche un ottimo oggetto. Medicina potente, mi sa che recupera, rianima uno yokai con il massimo dei PS, scappa di qua. Ok, proviamo a vedere qua cosa c'è. Facciamo in ordine, sempre se non becchiamo prima un boss, perché potrebbe anche capitare. Ora volevo vedere, no, non si può salvare. Ma un fiammocchio qui per questo, in giro no, non si può beccare. Vabbè. Ok, qui c'è un leofuoco, lo evitiamo facilmente e vediamo quest'altra porta che cosa nasconde. Ah, capisco. Ottimo. Ora io vorrei trovare un modo per... No, maledizione, spero di non essermi intrappolato. Ok, sembra di no, per fortuna. Qui ho visto uno scrigno, lo voglio assolutamente beccare, cioè prendere. Dove si passa? Maledizione, dai che sennò quegli yokai maledetti si moltiplicano per qualche strano motivo. Stem malvagio? Ok, interessante questo. Ora attenzione qua perché non mi piacerebbe per niente farmi beccare. Anzi, qui sì che servirebbe il Vigorium. Qui facciamo attenzione. Ok, ho trovato un altro scrigno. Lo vorrei beccare, cioè lo vorrei aprire. Però mi sembra molto difficile, sapete? Qui vedo nella mappa un sacco di yokai. Non puoi proseguire? E allora è impossibile passare. Dovrei andare di là, però ci sono gli yokai che mi beccano. Mi sa che mi dovrò far beccare, sapete?
questo maledetto qua davanti. Voi non lo vedete nello schermo superiore, ma forse ce l'abbiamo fatta. Sì. No, mi hanno beccato, maledizione. Voglio prima prendere quello scrigno, perché è qua vicino, lo devo prendere assolutamente. Eccolo qua, perfetto. Ora possiamo anche andarcene. Usa il karate. Maledizione, tutto sto casino per uno scrigno del genere. Maledizione, dov'è che è? Ah, ok, sta arrivando, quindi eviterei di stare qua. E mi sa proprio che qui beccheremo il boss, sapete? Ma giusto questa impressione? No, invece no, forse è qui dietro, dopo questa porta. E mi sa che abbiamo beccato la strada con il boss, perché... Attenzione, qui scrigno. Moneta rosa, ok. Questa utile per la slot Kai. Dovremmo fare anche un altro, magari un altro spacchettamento in cui proviamo a ottenere l'ultimo leggendario che ci manca. Ok, qui c'è il boss. Vela nera, ma ancora più nero di prima. Cioè, prima non mi ricordo che aveva quell'aspetto. Però io prima vorrei tornare indietro, quindi io qua taglio. Torno indietro dove c'erano quelle porte lì e voglio vedere che cosa c'era nelle altre, perché qui abbiamo beccato il boss. Ma nella porta che c'era in alto? Tanto per curiosità. A tra poco. Ok, ci siamo. Siamo arrivati velocemente. Non so se neanche avrò tagliato. Ok, qui c'era soltanto uno scrigno. Semplice. Un altro anello del ghiaccio. Ok, abbiamo fatto tutta questa strada anche per niente, perché abbiamo ottenuto già l'anello del ghiaccio, mi sembra. Me lo sono già dimenticato. Vabbè, dettagli, dettagli. Ci rivediamo davanti al boss. Ok, eccoci, siamo qui ancora davanti al boss. Quindi direi di iniziare subito la battaglia. Vediamo se riusciamo a batterlo. Adesso io non mi ricordo come si faceva con lui. Questo è lo yokai che abbiamo visto quando cercavamo quell'anello. Ecco perché abbiamo trovato gli anelli del ghiaccio. Ti ricordi com'era depresso Sandrone, Rikix? Sì, mi ricordo. All'inizio sembrava una sciocchezza, ma poi le cose si sono complicate. Senza dubbio però, dopo l'incidente, tu e Sandrone siete diventati inseparabili. Non abbiamo solo trovato un anello al laghetto, ma un vero amico. Sì, Whisper, però, forza, ora dobbiamo andare avanti. Cioè, tutto sto casino, ma non è che mi viene a dire come batterlo, eh. Non mi ricordo se c'era un trucchetto in particolare. No, sembra che... Guardateli quanti danni, mamma mia. Cioè, è semplice. Se è così, allora... Aspetta. Ah, giusto, adesso mi ricordo. Adesso ricordo, quello pescava i nemici, maledetto. Ok, se è così allora cambia tutto però, facciamo un po' più veloce, tanto per... Ok, per far fuori quello lì. Ora velocissimo, 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 prima che pesca un altro nemico. Non so se facciamo in tempo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Luce di ghiaccio. Ottimo. Ok. Tempesta di neve. Dai che ce la stiamo facendo, forza. Ora mi sa che è questione di tempo prima che pesca un altro nemico. Perfetto, facciamo fuori prima lui allora. Dai maledetti, cioè maledetti, dai fatelo fuori. Ok, la coppia Crinicoma e Comagre. Maledizione Nevaria, non puoi fare sempre la brutta fine. Mi sa che devo sostituire come posizione Eternia e Nevaria, perché se no, perché almeno Nevaria posso mettere tipo insieme a Rivela. Può essere curata, se no facciamo una brutta fine con Nevaria. Ok, qui subito, immediatamente, con Energy Max di Eternia, istantaneamente. No, ha pescato già, maledizione, dono immortale, vai. Ok, perfetto, fate fuori prima quel maledetto lì, la starpa. Ok, già fatto, ottimo. Ora, rimettiamo in campo Crinicoma, anzi no, Comagre. E perfetto così, vai, distruggetelo. Cioè distruggilo con le fiamme spirituali. Grande così. Ora Comagre, vai, pensaci tu con l'Energy Max. Maledizione, no 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 no. Prima distruggiamo quel Infergemma. Infergemma, ok. Prima distruggiamo quello là. E poi pensiamo a Vela Nera, che abbiamo quasi fatto fuori già, eh. Anche questo è stato una cosa abbastanza semplice. Fate fuori prima Starpa. Se no vengono fuori, se no ne pesca un altro di nemico. Ok, dai, allora Energy Max, subito con Comagre, forza. No, maledizione, l'ha già beccato. Ne ha già pescato un altro. Ah, non ci voleva. Fulmine folle. Volevo colpire, concentrare tutto l'attacco su Vela Nera. Questo non è successo purtroppo. Ora tocca a Coso qua. Velenombra, ok? L'ho detto il nome.
Perfetto, dai, colpo finale. Anzi no, forse. Se usa la pesca singola avrei qualche dubbio. Forse ce la facciamo, dai, dragone dell'ombra. No, mi sa di no. Forse sì, no, maledizione, un ultimo colpo. Ok, è fatta. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, anche questo boss è andato. Abbiamo fatto fuori anche quest'altro boss. Quindi, hai vinto, sì. 11.800 punti esperienza, mamma mia, tanta roba, oh. E abbiamo ottenuto un amuleto galattico. Ok, interessante, non so se per fusione o per altro. Però io adesso vorrei un fiammocchio, maledizione. Ah, non posso farmi sempre questa strada. Vediamo un po' se c'è qua dietro, ma ho dubbi, infatti. Come pensavo, no, 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 questo no. Ah, io non so se c'è un fiammocchio, mi serve... Mi potete dire nei commenti se andando avanti si trova un fiammocchio oppure se dobbiamo fare sempre avanti e indietro in questo modo. Perché veramente è un casino se no, eh. Qua no. Se no, qui c'è un'altra strada che va di sopra. Vabbè, possiamo anche andare avanti se vogliamo, visto che ancora siamo... Il video sta durando abbastanza poco. E qui... Oh mamma mia, due scrigni, ma... No, perché ha fatto così... Ho fatto la frenata che era impossibile da scappare. Cioè impossibile da... Sì, da scappare dopo quella frenata lì. Non era neanche così semplice. Quindi abbiamo evitato un'altra sfida, un'altra battaglia. E non c'è più nessuno yokai in questa zona, perfetto. Apriamo questi scrigni con calma. E sfera mega, interessante, cioè ottimo. Bambola d'oro, ok, con questa facciamo un bel po' di soldi. E... Colpi nascosti, questo è per aumentare il livello di tecniche o tattiche o non mi ricordo che cosa, attacchi, boh, uno di questi. Vediamo cosa c'è qui avanti, poi se arriviamo al prossimo boss ci fermiamo e al massimo torno io indietro al fiammocchio, non voi. Cioè io mi fermo. Poi nel prossimo video mi farò trovare direttamente là, così almeno siamo già lì. Ora ci sono anche qui due porte, interessante, mi sta... piacendo un sacco questo posto perché veramente è un labirinto incredibile proprio. Amuleto anti-acqua. Forse è meglio che non vado neanche troppo avanti perché sennò poi ne avrò di strada da fare poi la prossima volta. Quindi apriamo l'ultima porta, poi non avanziamo più. Infatti qua ci sarà il boss. No, non ci sono boss? Qui c'è una porta, un'altra, altre due, maledizione. Ok, basta. Io mi fermo qui, non si può salvare purtroppo, mamma mia. E se magari proviamo ad andare avanti ancora? Perché no? Ok, scrigno. Immagino che ci sarà un altro bivio poi, credo. Prima del prossimo boss, che non vorrei fare in questo video assolutamente, perché sennò il video sennò non finisce più. Anche se mi sa che partirà ormai. Forse no, ok, c'è anche qui altre due porte. Maledizione, non ce la faremo mai a finirlo, sto inferno infinito. Ok, basta, adesso basta veramente. Anche se ancora c'è la tentazione di andare avanti, ma evito. Quindi io intanto comincio ad andare a tornare indietro. Perché almeno vi dico le solite, vi ricordo sempre le solite cose alla fine del video. E faccio anche i saluti. Perché in questo video ho due saluti da fare. Li faccio subito mentre torno indietro. Adesso mi devo ricordare anche dove si andava. E sarà un problema anche la prossima volta quando dovremo tornare qua. Vabbè. Allora, ho due saluti da fare per Lorenzo Lollo e Davi37. Intanto sono tornato indietro. Un saluto e grazie per seguirmi tutti e due. Quindi per questo video è tutto. Io vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale se non avete già fatto. Anche i miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché è lì che trovate, diciamo... Cioè, che io posto, non ne so, informazioni sui video... Ad esempio ieri non ne sono usciti perché ho registrato tardi e quindi l'ho programmato per oggi a mezzogiorno, e il motivo l'ho scritto su Facebook proprio ieri. Quindi se ci sono problemi o ritardi nel caricare video, vi avviso sempre lì. Quindi per questo video è tutto, potete trovare in descrizione tutti i link di cui potreste aver bisogno, anche Twitter e anche tutti i miei ID vari di Nintendo Network ID, ad esempio, ecco qui ho sbagliato, Nintendo Network ID del Miiverse della Wii U e PlayStation Network ID. Ce l'ho intanto quasi fatta, incredibile, siamo tornati tipo... Ah, siamo ancora al secondo circolo, mamma mia, sei grande sto posto. Non me l'aspettavo veramente, sapevo che era grande ma così esagerato proprio, eh. Non me l'aspettavo, no, una cosa del genere.
No, che non me l'aspettavo. Maledizione, un'altra bambola di fuga buttata. E quindi, ok, è arrivato il momento proprio di chiudere il video, se magari riusciamo a fuggire. Anche se magari vorrei arrivare direttamente al fiammocchio, così almeno siamo già lì. Secondo circolo, ok, ho capito che non ce la faremo mai. La prossima volta mi fermo prima, perché fare questa strada è veramente troppo lunga. Ok, ma siamo arrivati, l'importante è questo. E forse no, ancora manca un po' di strada. No, ok, manca ancora un bel po', mi sa. Siamo ancora al secondo circolo, mamma mia. Ok, vi dico già che la prossima volta farò tutta la strada fino a lì da solo, prima di iniziare il video, perché sennò veramente un quarto d'ora di video va via così. Magari se riesco faccio anche due boss, perché sennò, cioè, perché almeno diciamo evito di farmi tutta sta strada miliardi di volte. E sono già qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!